a far ripartire il Catania a centrocampo. Cambiasso che ha recuperato solo con un impeto d'orgoglio. Catania, Baroldi è molto depresso. Vai Rossi, ma ci sei? E io ci vorrei essere, però non c'è l'Inter. Cambiasso con un'impennata d'orgoglio ha recuperato un pallone. Adesso Nagatomo. Vediamo il tracciante a servire Milito, anticipo della difesa del Catania. Quando partiamo forti noi, poi perdiamo. Bravo Furini, ci vuole ottimismo. Stavolta la giriamo così. Attenzione, attenzione. Per l'Inter recupera palla. Mamma mia, pallone recuperato ancora da Zanetti che prova ad andare sul fondo come una volta e palla che va oltre la linea di fondo. Quando piglia la palla Zanetti e parte, si dice che l'Inter non è proprio più. No, è fuori. Quando Zanetti piglia la palla e dice vado io, vuol dire che gli altri sono esistenti. Bravo, scusi, lei di calcio. In genere così. Chirico, tu sei solidale Gianluca. Con Duplicato, mi pare di capire. Duplicato ti ha fatto passare. Io sto oggi solo per la Sicilia. Attenzione, per tutta Stankovic, c'è buono il triangolo. Se dico duplicato, tacco ancora Milito. Dai, che l'Inter ha cominciato a giocare. Michael, il traversone in mezzo. Eccolo! 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 Piosso! Eccolo! Piosso! Eccolo! Al volo! È bastata un'azione. Piosso! Al volo! Eccolo. Gran gol! Michael Cambiasso gol ed è 1-0 che va ad abbracciare Michael. Questa è la grande squadra e dopo lo scambio dei gagliardetti l'onda Volvo l'onda non va bene Milito cioè, Milito che dignità è. Comunque sempre i 22 che dignità è quale? È una che se uno gli dà più soldi allora ti bacia se no, ma faccio un esempio detto questo voglio dire che Ranieri invece un'impostazione tattica l'ha data, ma adesso non c'è tempo per parlarne. Gessio, la palla è dentro per Almiro che dentro c'è giustizia, c'è la giustizia. Questo è un gol. Juve, Juve, ci aiutate. Ciccio, che gol, ragazzi, complimenti. Due gol bellissimi, sia quello di Vita sia quello del Catania. Non posso dire niente, grandissimo. Ve lo faccio vedere adesso alla lavagna, rimarrete senza parole. Un gol bellissimo. Londa Moretti 1-1. Di Fabio che lancia per il testo con il rischio. Vediamo che la prima non lo tocca. Secondo me è rigore. Rigore? E invece lo dà. Rigore per il Catania rigore, giallo per Castellazzi a questo punto rosso. Poteva anche essere rosso perché secondo giallo, secondo me è giallo allora Bonfrisco vediamo se rigore c'è o no. Allora intanto vediamo se credo che il contatto ci sia il allora, giallo è giusto perché il giocatore Catania si allarga. Devo dire che Castellazzi parla serenamente con l'arbitro quindi non mi sembra così sdegnato. L'azione sdegnato. Regolare lo anticipa lo prende sì, vedete lo prende, il pallone dai, molto largo quindi non è chiaro occasione da rete giusto il giallo bravo Ossato perché magari andava fuori. Castellazzi indugia leggermente con la mano, poteva anche. Allora ve lo faccio vedere molto rapidamente. È un lancio in profondità. La palla va schizza sul terreno bagnato. E leggermente in ritardo Samuel che è giocatore del Catania attenzione Ciccioloni gol 2-1 Ciccioloni 2-1 ragazzi in due minuti l'Inter dal paradiso all'inferno 2-1 incredibile figurati se lo para questo. Ed è il Londa Moretti Catania 2 Inter 1 l'Inter è affondata in due minuti praticamente allora il Catania va a 9 complimenti duplicato allora volevo solo farvi vedere sostanzialmente quindi lancio in profondità un attimo perché vorrei ancora Fontolan il lancio in profondità per il giocatore del Catania che è Bergessio la palla schizza qui Samuel è leggermente in ritardo Bergessio entra in area anticipa di un attimo l'uscita di Castellazzi la palla si allarga qui Castellazzi con la mano dovremmo fare la moviola umana Fabio, però posso dire... poi castellazzarti vieni Castellazzo ecco. O mi Bergessio no, vabbè tu devi fare Bergessio chi è che fa Castellazzi Rossi fai no, Castellazzi togliti la giacca mi date la porta grazie perché il rigore cioè, il tocco è minimo dobbiamo dire mettete sai, pure la porta sai, qui Fabio qua, sai perché è minimo lì, dove cado? Cado mica sulla predella è minimo perché non so chi farà il portiere tu Rossi sei Castellazzi allora io faccio vedere il pallone che arriva praticamente il pallone arriva lui è Bergessio quella è la porta chi è che ride la porta la palla Castellazzi ma tu Castellazzi devi stare in porta cosa fai Castellazzi sei praticamente il pallone arriva qui dove cosa fai Chirico dove Bergessio arriva Castellazzi ecco opla è fantastico è proprio così bravissimo perfetto finita è finita 2-1 una disastrosa prestazione dell'Inter. Secondo te. Dobbiamo dire, tanto per essere chiari, che se nel primo tempo, guardate qui, questo è il secondo tempo dell'Inter.
eccolo qua, un tiro centrale di Zarate al 27esimo, oceano indiano, due gol per, mentre purtroppo vedete, mentre il dottor Baroldi sono alcune settimane che mestamente ripiega tutti i suoi ammendicoli, che morta con tanto entusiasmo, lui è il classico tifoso dello stadio, no? Che bella squadra perde, piega la bandiera, la sciarpa e se ne va via tristemente. Ascolta, me le dai che faccio un falò? Allora, no, perché con questi abbiamo vinto il mondiale, il disastro dell'Inter, incubo infinito il titolo della, è arrivato Ruglio perché non poteva mancare con la sua faccia da schiaffi, ecco, entra Ruglio con, a proposito di Ammendicoli, entra, entra Ruglio, ecco, puoi entrare, scusate, perché, eccolo, cosa è successo? Ecco, ecco, vedete Ruglio che porta il suo totem e così via. Buonasera, va bene, allora chiamiamolo se ci risponde per esempio Ravaioli, che è un